Il fischio d'inizio di questo match da Massimiliano Mannino. Ci riprova e il pallone entra in rete per vantaggio da parte di Mourinho. All'improvviso una saetta che si insacca, bacia il palo alla destra del portiere avversario. C'è subito in moto Laniene con Villalba e poi è il tentativo, il gol, il destro vincente da parte dell'un numero 11 Villalba. Ancora il numero 6 in possesso di palla, l'esterno, Giappa capisce tutto, poi c'è il tiro, il rimpallo che favorisce la rete da parte di Sanna, che trova il vantaggio. Bel sito, ciaspica sul pallone, però per sua fortuna c'è Bertoni. Attenzione, il sinistro e la rete! Bel sito alla pareggia! 2-2. 8:42. Arriva su questa ribattuta a porta vuota. Bel sito, spalle alla porta. È costretto a calciare, attenzione! E la rete da parte del numero 13 Zanchetta. È una partita in cui si segna davvero molto, infatti la risposta da parte di Giappa, batte risposta continua in questa partita. 3-3. Pietrangelo, Giappa, spalle alla porta, si gira e trova il gol, clamoroso Giappa. E per Giappa, cerca di stirarsi, Giappa, e il gol, ancora un gran gol, Giappa, è il 5-3. Prova il triangolo Juanfran, ritorna sul possesso di palla, attenzione, e il gol, è il gol di Jorginho a 3-0-5. E siamo sulla situazione di 5-4 per gli avversari. E il gol! Thiago Grippi a 1:58, tutto solo, troppo solo, lasciato liberissimo dalla difesa dell'Aniene. 6-4. Sanna cerca di girarsi e trova il gol. Sanna accorcia le distanze. A 15:17 al termine della partita il risultato si aggiorna con la rete di Sanna. Attenzione perché arriva il pareggio di Zanchetta. Mamma mia quanto si lotta su questo pallone Juanfran. Mourinho, Mourinho e gol! Mourinho! Mancano 37 secondi. Il pareggio, arriva il pareggio di Sanna a 34 secondi dal termine, arriva il pareggio e arriva qui la fine della partita, 7-7.